Bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento su Yo-Kai Watch 4. Siamo alle battute finali, mancano due missioni credo. E oggi, prima di fare la missione di Demon Gufo, andrei a parlare con Emma, perché secondo me questa non è una vera missione, quella che ci vuole dare Emma, ma è solo un ehi, io me ne vado, fate i bravi e ci vediamo mai più. Quindi secondo me è da vedere cosa vuole. Buongiorno. Oh, d'apposta. Cybert Active, che cosa ci fate qui? Ci hai chiamato tu? Prima alla base Blasters ci ha detto Sergente Quadro, vai a vedere che vuole Emma, ed eccomi. Ad ogni modo vorrei ringraziarvi per l'aiuto che avete offerto a Shen. Per questo mi piacerebbe raccontarvi una storia, quella della tribù Enma. Ok, ascoltiamo la storia della tribù Enma allora. Così facciamo anche questa e poi possiamo andare a fare la missione. Dunque, come ricorderete, Shen venne sconfitto durante il torneo Enma da noi. Dopo la sua scomparsa il suo cuore si divise. Una parte si fuse con quello di Alistair, dando origine ad Emma Demone, mentre l'altra continuò ad attendere la reincarnazione nel corpo originale. Io fui cresciuto da mio zio, Emma l'Antico, in quanto suo nipote. Nel frattempo il cuore originale di Shen attendeva la rinascita, che ha avuto luogo solo grazie a voi che avete interrotto la storia oscura. Comunque, ora finalmente anche il lato malvagio di Shen è riuscito a rinascere. Devo ammetterlo però, non pensavo che avreste ottenuto la sua chiave. Ah, ma aspetta, ma noi questa cosa l'abbiamo già fatta, quindi... Ah no, ecco, storia oscura, bene bene bene, quindi dobbiamo andare avanti. Con storia oscura si intende una delle arti segrete tramandate dalla tribù Enma. Consiste nel cancellare per sempre i ricordi di uno yokai dannato. In altre parole, è solo un becero tentativo da parte dei miei antenati di sigillare uno yokai malvagio. E è ciò che è successo anche a Shen. Non a caso, infatti, anche io e Zazel ci eravamo dimenticati di lui. Tuttavia, dopo la sconfitta di Vuoto Oscuro, abbiamo riacquisito i nostri ricordi. Grazie ai vostri sforzi, ora la storia oscura è solo un lontano ricordo. E io sono riuscito a ricongiungere entrambi i cuori di Shen. Senza di voi, niente di tutto questo sarebbe stato possibile. Mi avete salvato ancora una volta, grazie ragazzi. E finisce così? La storia della tribù Enma. La linea di successione della tribù Enma è sempre stata complicata da analizzare. Io ad esempio fui incoronato re subito dopo mio nonno, pur non essendo ovviamente un suo diretto discendente. L'unico figlio maschio di Enma l'Antico era Shen, come già sapete, ma a causa della storia oscura di lui fu persa ogni traccia. Accettai la carica di sovrano, ma ben presto mi resi conto di una cosa. Per poter regnare al meglio, avrei dovuto cancellare per sempre l'Enma Note. Beh, noi in Yo-Kai Watch 3 effettivamente abbiamo sigillato l'Enma Note. Era un quaderno proibito tramandato nella mia tribù dei secoli. Al suo interno erano scritti i nomi degli yokai considerati pericolosi. Ovviamente anche il nome di Shen verrà riportato, ma io non lo sapevo. Un'ultima cosa, avete presente il simbolo della tribù Enma? Si tratta di un semplice sole, il sole che irradia la storia di Yo-Kai World. Ah, pensavo fosse il simbolo... Ok. Quindi era proprio il simbolino in alto, va bene. A cosa vogliamo sapere ora? Niente, è finita. A questo punto possiamo dirigerci in tutta tranquillità al palazzo di Enma del futuro, dove ci attende Demon Gufo, che sembrava preoccupato per qualcosa, quindi vediamo un po' che cosa vuole. La missione richiede il livello 100 e noi siamo a 120, quindi siamo più che pronti, spero. Salve, Detective Yo-Kai, bentornati a palazzo. Per fortuna siete qui. Che succede, Demon Gufo? Beh, il fatto è che il re Kaira si comporta in modo strano. Non sorride quasi più e qui al palazzo siamo tutti molto preoccupati per lui. Spero sempre di sbagliarmi, ma da ciò che ho potuto osservare in questi giorni pare che sia così. Non vorrei scomodarmi ulteriormente, ma non è che ci daresti una mano. Va bene, possiamo darti una mano. E le ricompense sono discutibili. Però sembra che Kaira sia un po' giù di morale. Aiutiamo Demon Gufo a scoprire perché. Ora che so di poter contare su di voi anche stavolta, sono più tranquillo. Ad ogni modo, Kaira si trova nella sala del trono. Andiamo alla sala del trono. Enma Oscuro l'ascesa. Tra l'altro ho recuperato la spada, la flamberga, che serve appunto per trasformare Enma in Enma Demone. Quindi ora abbiamo un alleato in più. Ma è al 56. L'ho messo in squadra, voglio giusto vedere quanto è bello in azione, per il resto non è il momento di usarlo. Un po' debolino. Oddio, i due tatini qui che ci fanno? Detective, per fortuna siete qui! Recare è scomparso! Che cosa? È tutta colpa tua, Antuano. Come prego, e per quale motivo di grazia? Vabbè, sì, non incolpatevi a vicenda che non c'è bisogno. Eccolo qua, Recaira. Stava a fare una passeggiata. Tutto bene, ragazzi? Vi vedo piuttosto pallidi. Re Kaira, ma dove vi eravate cacciato? Pensavo foste scomparso.
Ah, vi chiedo scusa, ultimamente sono molto impegnato. E non lo sanno loro che è impegnato? Vabbè, sì, non è per il curry, per favore. Sono fissati col cibo, sti due. Vabbè. Comunque, qual è il problema? Tranquilli. Purtroppo devo assentarmi per un po' del Palazzo Reale. Non dà altre spiegazioni. Cioè, entra, arriva, non elabora e se ne va. Immagino che non abbiate pensato ad una possibile ragione, vero? Qualcuno afferma di averlo visto più volte sui Monti Gemelli, quindi andiamo ai Monti Gemelli, ovvio. Ah, ma dovrebbe essere qua sopra. Oh, Kaira! Ah, ma è scomparso! Ma dai, ma l'ho visto benissimo che scompariva! Nota misteriosa. Non mi dà nessun altro indizio, va bene. Dove vado ora? A est, boh. Ovviamente era a ovest. Eh sì, eccolo là, va. E poi ora no, ora si fa vedere, ma poi appena ci avviciniamo scompare un'altra volta. E si vede chiaramente che scompare, ma che schifo è! Un'altra nota misteriosa, sì. Eccolo qua, va. Salve, va bene. Ok. Proseguiamo, non so se devo... Ah sì, devo entrare qua dentro, mi sa, perché sta praticamente vicino, quindi... Sì, eccolo qui. Ma che sta facendo? Ha aperto qualcosa qui intorno? Che cos'è? Entriamo con tutte le scarpe in acqua. Non è molto pratico, secondo me. Sovrano, che cosa succede? Rekaira si è immerso nell'acqua. Che stava facendo? Rekaira, tutto bene? Ora capisco. Quindi è così che funziona, eh? Cos'è che funziona così? Ah! Ho un brutto presentimento. Cos'è quell'aura nera che è intorno? Rekaira, attenzione! Ce l'ha addosso. Non penso che debba fare attenzione. Ah, e voi chi siete? Cosa? Sua signora non ci riconosce? C'è qualcosa che non va, ragazzi. Rekaira sembra posseduto. Cos'è questo mutismo? Un attimo. Siete nemici della tribù Kaira, vero? Ma certo, è ovvio che sia così. Bene, preparatevi a soccombere! Io non lo so, eh. Però, non mi fido molto. Beh sì, non è che ci fosse bisogno di... Tu come ti trasformi, caro? Non ti trasformi? Vabbè, vedi. Guarda che belletto, va. Ah, oh, che bello. Bellino lui, eh? Hai capito? Non ho capito se l'ho preso, ma comunque. Comunque, tanto che ci siamo. Buono, buono, buono. Guarda, allora, a parte che stava facendo... Era un casino tremendo, non si capiva niente. Perché ridi? Che succede? Dannazione, è troppo potente per noi, non è vero? Rekaira, siamo detective, non ci... come fate a non riconoscerci? Detective, sciocchezze. Voi siete nemici della mia tribù. Basta così. Emma. Fermati immediatamente, Kaira. Quel potere... Non vorrei farmi credere di esserti fatto abbindolare così, eh? Emma, io no. Sei il re di Yokai World, non puoi lasciarti abbattere così. Si è diviso? Cosa, Rekaira si è sdoppiato? No, quello non sono io, lui è... Il vecchio me stesso intrappolato nei secoli della leggenda della mia tribù. Ma ora basta. Non lascerò che le sue tenebre mi sconfiggano. Emma, sei pronto? Quando vuoi, amico mio. Lo yokai definitivo. Emma Oscuro. Emma e Rekaira si sono fusi insieme? Alistair, wow! È tutto inutile. Mi schiaccerò con la mia oscurità. Forza, fatti sotto. Non lo dice. È
tutto M oscuro, vabbè. M oscuro, Kaido oscuro. Non si capisce niente. Un po' di confusione abbiamo fatto, Allora, fermi. Ci ha devastato al primo giro. Calmatevi tutti. Vai. Spirito amico. Bene. Vai, Eurus, entra in campo. Attacca e schiva, attacca e schiva. Aio. Non è attacca e schiva, è schiva e basta. Vabbè, però, ho capito, amico mio. Manga fa così, però. Bene, to, chiappate questo. Sì, vabbè, però non ti sposta alla fine pure tu, Che cavolo. Cioè, a parte che non gli ha fatto niente, poi si sposta pure. To. Faccio qualcosa? Non credo. Vai, amicizia robotica! Fategli male! Allora, amico mio. Shuanwu? No. Zuke. Vai. Grande. Let's go! Non gli ha fatto nulla. Ma che cos'è? Allora, Eurus dovrebbe tra poco avere carico l'Energimax. A sapere che ci sarebbe stata una seconda fase, me lo sarei tenuto l'Energimax. Non l'avrei usato. Vai, Jack. Perfetto. Susano! Boia, che dolore! Questa gli ha fatto veramente male, gli ha fatto. Oh. Summer, tu stai buona che sei più morta che viva. Se devo cambiare personaggio lo decido io, scusami, E se Velenombra ricaricasse i nostri amici? Non sarebbe male, sapete? Col ventaglio ti meno. Aiuto, che dolore. Ma ti sei ricaricato, Shen. Ah, ok, devo premere A. Per un pelo proprio. Allora, facciamo un altro cambio, così almeno posso ricaricare anche gli altri. Ovviamente lui era in aria e non si è preso il danno. Beh, plot armor proprio, al massimo. Sta fermo. Mamma mia. Cattivissimo. Allora, faccio dare KO altri personaggi e poi li rianimo tutti. Con la medicina miracolosa. Perfetto, perfetto, va bene. È tosto, accidenti a lui. È più forte. È più forte di Sumo Dragone lui. Accipicchia. Hai capito? Che abil guerriero però, amico mio, devi usarlo però l'Energimax, non è che lo puoi lasciare così. Vedi che fa male. Lo capisci quando fai male con l'Energimax, Tato? Non lo so, Fai tu. Bello. Bellissimo lui. Ed è di livello basso, Ho detto tutto. È a 56 lui. E fa comunque danno. Bravissimo. No, Eurus aveva l'Energimax e non l'ho visto.
Assorbi. Bene. Ah, bene. Amici miei, quanto è difficile questa. Dai, let's go. Ho capito che mi vuoi male, però Kaira, porca miseria. Fammi fare qualcosa. Ma dove vai? Ma stava... Ma potevi girarti prima di fare attacco? Oh, me lo pun... È puntato il nemico. Non è che dici, sai, hai bersaglio libero. No, è puntato. E quello il problema che mi fa specie, è che era puntato. Che poi non è un problema, perché alla fine stavo vincendo, chi se ne frega. Quello che mi fa specie è che è puntato il nemico. Perché non ti giri verso il nemico, come fai sempre? Io non capisco certe volte. Forse sono io strano, o è il gioco strano che non lo fa? Comunque, è scomparso. Ma che cosa è appena successo? Che battaglia incredibile! La vostra fusione è straordinaria! A proposito di questo, non credo di essermi presentato. Io sono l'unione finale tra le tribù Emma e Kaira. Io sono Emma Oscuro. Quindi Emma e Kaira ora condividono lo stesso corpo. Esatto. In altre parole, siamo l'incarnazione dello yokai supremo. Con quel ciuffo, mezzo emo, mezzo no. È un po' come quando si fondono due persone. In Dragon Ball intendo, certo, non nella vita vera. Che creano un essere nuovo. Non sono né l'uno né l'altro, ma sono un essere completamente nuovo. Stessa cosa con gli orecchini Potara. Ma adesso è tempo di spiegarvi dal principio ciò che è appena accaduto. C'era un Ah, mi siete divisi? Ma potete farlo? Perché siete entità supreme, forse? Ah, vi chiedo scusa, ragazzi. Spero non vi siete feriti. Va bene. Un attimo, ora che ci penso. Che cosa ci fate voi qui? Ventori e Antonio erano preoccupati per voi e ci hanno chiesto di indagare. Non mica lo fanno le guardie reali, no? Lo fanno loro. Beh, certo, se Castello rimane senza guardie. Senza indugiare troppo, ci siamo messi sulle sue tracce, giungendo fin qua. Anche Demon Goof era un po' angosciato, ma tutto bene, maestà? Ah, mi dispiace di aver fatto stare in pensiero. Ad ogni modo vi spiegherò tutto. Che dici? La verità è che stavo raccogliendo informazioni sulla tribù Kaira. La tribù Kaira? Come facilmente intuibile, si tratta della tribù a cui appartiene Kaira. Purtroppo però la sua storia è molto complessa e anche poco tramandata. Mi sono messo ad indagare e le mie scoperte mi hanno portato qui. E cosa ha scoperto di preciso? Beh, non sono notizie rassicuranti. Molti membri della tribù sono deceduti. I segreti ancora da svelare sono parecchi a quanto pare. Ad ogni modo non avrei dovuto coinvolgervi, mi dispiace ragazzi. Ma che c'entra il potere oscuro allora? È solo grazie al tuo passato se siamo riusciti a fonderci. Sì, ma perché il... Ah, perché quello cattivo che si è diviso era quello del passato. E quindi ora non si sono... È un po' complicata, Ecco, non è che potreste mostrarci di nuovo Emma Oscuro, vi prego. Ma evocare Emma Oscuro non è così facile come sembra. Avanti, Emma, che ti prende? Non vorrei metterti a fare guastafeste. No, niente, dimentica quello che ho detto. Hai ragione tu. Questi ragazzi meritano di vedere di nuovo Emma Oscuro in azione e di darci anche la sua medaglia, magari. La sua chiave, non medaglia. In tal caso ci conviene spostarci in un luogo più ampio e più illuminato. Che dici dell'arena Oni? Fantastico, combatteremo ancora contro Alistair! Allora è deciso, per ora però. Vi aspetteremo a Palazzo Emma. Avanti Jack, sappi che stavolta non riuscirete a sconfiggermi. Vabbè, dobbiamo combatterci ancora, ci sta. Ah, questa era l'ascesa. Quindi questa era la missione. Quindi la prossima è quella finale contro Emma Oscuro, allora. La definitiva, proprio. Oh cielo, quindi nel prossimo video andremo a sfidare Emma Oscuro. Sì, a quanto pare devo parlare con Emma nel palazzo del futuro di Kaira. Bene, amici, con questo io vi lascio e vi do appuntamento al prossimo episodio, dove probabilmente finiremo con l'ultima missione di Yo-Kai Watch 4. Quindi io vi ringrazio per aver seguito il video e ci vediamo alla prossima. Ciao!